Uè, bentornati all'Infiltrato, la serie nella quale mi intrufolo nei gruppi più bigotti e complottisti del web per conoscerli un po' meglio e per commentare i loro post più assurdi. Oggi andremo a conoscere meglio la Legione Galattica degli Angeli, che non è una carta di Yu-Gi-Oh! Ma un movimento serio che circola sul web da un bel po' di tempo. Come sempre, se vi piace il video o il progetto, vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video. Lasciate un mi piace, condividete il video, un commentino, insomma tutte le classiche cose che aiutano il canale a crescere. E adesso preparatevi a scendere all'inferno. Comincio già a sentire un po' di caldo. È da un po' di tempo che volevo fare un video a tema religione. Avevo anche già cominciato a scrivere qualcosina, però ho sempre rimandato perché è un argomento... Non è un argomento semplice, è un argomento talmente controverso che è difficile riuscire ad affrontarlo senza rischiare di urtare troppo la sensibilità di molta gente. Nel senso, allora, io non sono una persona religiosa, non credo in nessuna divinità in particolare, mi definisco agnostico. Però nelle mie puntate cerco comunque sempre di fare un po' o di informazione o di critica costruttiva. E non mi andava di fare una puntata in cui semplicemente prendevo per il culo qualcuno perché ha deciso di credere in una religione. Nel senso, è una scelta che posso benissimo comprendere. E comunque, anche andando a prendere i gruppi più estremisti, cioè... È difficile fisicamente farla una puntata quando il 90% dei commenti sono Amen in risposta a delle preghiere. Cioè, che minchia mi commento? Ma proprio nel momento in cui stavo per rinunciare, ecco che ti spunta la Legione Galattica degli Angeli. Un movimento che, terrapiattisti, spostatevi proprio. Qua si parla direttamente di Gesù Cristo alieni, apocalissi imminenti e angeli che ti pedinano stile senegalesi con i braccialetti della fortuna in Duomo. Ma andiamo con ordine. Allora, come descrivervi con calma questo movimento così complicato? L'apocalisse sta arrivando! Il salto quantico, l'ascensione della Terra, la fine dei tempi, la seconda venuta di Cristo sono diverse facce di un unico processo epocale. Questo gruppo vuole essere d'azione e di viva partecipazione a questo grandioso progetto di Dio. Eh sì, perché il mondo che ormai conosciamo è in mano alle tenebre, al male. Dio che vivi in noi, proteggici dalle orde oscure che ora vogliono dominare il mondo. Con amore infinito ti ringraziamo. Così, easy, come fosse una mia chiusura di una mail di lavoro. Ringraziandola per la protezione contro il male, distinti saluti e cordialità. Vabbè, comunque fino qua potrebbe quasi sembrarvi una cosa standard. Un gruppo di fanatici religiosi che sostiene che l'uomo sia l'essere perfetto al centro del mondo, che ci siano schiere di angeli che ci osservano dall'alto stile Shura che controlla il quartiere e che si diverte a fare spotting di eventi divini sostenendo che gli angeli comunichino con noi tramite bucce di cipolla a forma di cuore, sale della pasta innamorato e nuvole di diverse forme, dagli angeli ai draghi ai cazzi. Ma proprio mentre stavo per convincermi che si trattasse di un gruppo totalmente nella norma, ecco, in quel momento lì ho scoperto che Gesù è un marziano. Cioè, Gesù, Dio e tutta la squad di angeli, ovviamente. Cioè, va che squad, uscita direttamente dagli anni 90. Allora, in pratica, quella che noi conosciamo come Apocalisse viene riproposta con diversi nomi. Piano Nesara, Grande Reset, Seconda Venuta di Cristo, Rundown 999, insomma... Che è sto Rundown 999? Il Rundown 999 sfida tutto l'operato delle forze grigio-rettiliani, degli Anunnaki e di qualunque altra specie predatoria che affligge da molto tempo la Terra e tutti i suoi abitanti. Ok, chiaro. No? Tranquilli, neanche io ci ho capito un cazzo. Per quanto riguarda la Terra, l'intero Rundown 999 è superlativamente diretto da Lord Ashtar Sheran, comandante generale della famiglia di Luce, selezionato da Lord Sananda, a.k.a. Dio, detto anche Orton, in passato Gesù. Lord Ashtar è molto conosciuto in tutta la galassia come un generale molto efficiente in grado di aiutare la Terra e i suoi abitanti nel loro salto quantico. Il signor Sananda,
Dio, lo ha personalmente selezionato per condurre il rundown per Gaia. Generalmente, Ashtar Sharan vive e lavora sulla sua nave madre chiamata The Dove, la colomba. Un'enorme astronave che funge anche da stazione spaziale per altre navi, vascelli, navicelle e dischi volanti. Allora, vediamo di non perderci, che so che è una puntata complicata. Come sempre abbiamo le forze del male, gli oscuri, le tenebre, e le forze del bene, della luce, ovvero il signor Sananda, cioè Dio, Lord Ashtar, Gesù, e tutti gli angioletti amici, tipo il grande Germain, questo aspirante David Bowie che si veste, se posso, un po' kitsch, pellino, ed è un amicone di Gesù. L'Apocalisse è già in corso, e a seconda del gruppo la presentano come Rundown 999, seconda venuta di Cristo, Operazione Nesara e tante altre. Comunque, la cosa su cui tutti concordano è che per i risvegliati sarà una cosa bella, perché ascenderanno finalmente alla quinta dimensione. Tutto il piano Gesara è già stato implementato con molta cautela. Questo piano finanziario sarà il piano di liberazione, il piano che permetterà a ciascuno di voi di avere cibo a tavola. Abbondante, Saro, che tutti avranno un tetto per proteggersi, che tutti avranno un lavoro e tutti potranno, credo, percorrere la strada della propria anima. Questo processo finanziario mira a distruggere le immense fortune di coloro che vi hanno portato via per secoli e persino millenni le fortune. Il sistema è quantico e manovrato e mantenuto dalla luce. Certo, per i non risvegliati non sarà così bello. Per volontà del Padre e quindi della sua divina giustizia, non potremo fare nulla per miliardi di persone che saranno coinvolte drammaticamente nell'olocausto che i potenti del mondo e le masse deboli e corrotti provocheranno. Ops! Noi, come vi abbiamo detto migliaia di volte, porremo in salvo il salvabile, teleportando lo stesso nelle nostre astronavi cosmiche. Parla così il Gesù moderno. Porremo in salvo il salvabile. Comunque, di sicuro tutti concordano che sarà una cosa epica. E se te lo dice sta crew, stile video degli FL65, che fai? Non ti fidi? Bene, le basi le avrete capite. Potrei andare avanti con infiniti dettagli sulla teoria che c'è dietro, ma poi non vorrei causare un'ondata di ascensione alla quinta dimensione di massa. Quindi, che fanno di bello in questi gruppi? Allora, tante iniziative interessanti, tipo workshop. Amici, oggi alle 14.30 diretta Facebook, la preghiera come fonte di protezione dalle forze oscure che vogliono governare il mondo. Non mancate! Poi vediamo cos'altro c'è. Abbiamo poi una fiorente attività artistica con creazioni glitterose. Si scambiano poi tante testimonianze di incontri ravvicinati. Ho avuto il primo incontro con Ashtar Sharan circa 30 anni fa, tramite Anna. All'epoca ero ancora in erba, acerba sul cammino, anche se fin da bambina i fenomeni sensoriali sottili mi si sono manifestati e li ho vissuti con quella naturalezza e purezza dovuta alla fede nel Padre, del mistero, degli angeli e dei santi. Succede da un paio di giorni. Verso quest'ora mi sento toccare i capelli, sempre alla sommità della testa. È possibile che sia una carezza di chi vuole comunicare una risposta a qualcuno? Io ultimamente faccio un botto di scoreggi, sarà il diavolo? O sarò stato posseduto dallo spirito di Massimo Boldi? Io ieri per la prima volta, in un momento che ero giù di morale mentalmente, ho chiesto ai fratelli galattici di venire sulla Terra ad aiutarci. Subito nel medesimo secondo ho avuto uno sbalzo di corrente come risposta: noi siamo qui. Le cose non succedono a caso, loro sono tra di noi. Hai conosciuto Petaton? Perché Ashtar è sempre accompagnato da lui. Petaton? Perché c'è sempre sti nomi da Pokémon? Non poteva chiamarsi tipo l'angelo Gianfranco? Poi, vediamo un po' cosa fanno di bello. Amici, questa sera dalle 21.30 alle 21.45 trasmetterò energia di guarigione cristica. Sintonizzatevi con me se volete riceverla. Bene. Come faccio? Per ricevere l'energia di guarigione cristica fate in questo modo. Pronunciate questa frase: chiedo di ricevere l'energia cristica di guarigione attraverso Mr. X. Poi rilassatevi e disponetevi a riceverla per 15 minuti. Un abbraccio grande. Ah, così, easy, proprio... A posto. O Vodafone livello estremo. Poi riportano i messaggi di Gesù su base settimanale. Loro non possono pestare tutti, non possono servire sale e peso a chi non vuole. Ci sarà una rivoluzione e vinceranno quelli che si esagonano, si fanno giusti, e che non vogliono stare alle loro regole.
firmato Jesus. Comunque complimenti a Gesù che, nonostante debba gestire un'apocalisse imminente, riesce anche a fare la sua rubrica settimanale mandando i messaggi. Io non riesco a stare dietro manco a YouTube e TikTok. Poi cosa fanno? Petizioni. Tanto le fanno tutte. Che non vuoi mandare una petizione al Padre Eterno in persona? Poi cos'altro fanno? Il pilotaggio della realtà. In pratica è, si mettono lì, pensando intensamente a dei numeri o a delle frequenze, riescono a modificare il corso degli eventi. Interessante. Certo, non sempre funziona. E insomma, cosa succederà mai quando trovi un gruppo di persone che purtroppo crede intensamente con tutta se stessa a queste cose? Arrivano i santoni e chi se ne approfitta? Bracciali per il pilotaggio! La roba miracoloso visualizza intorno a te una sfera di luce bianca ed amorevole che ti avvolge insieme alla sequenza 8888. Questo campo di protezione può respingere i pensieri e dei sentimenti negativi, così come altri attacchi psichici a te rivolti, impedendo ai vampiri energetici di estrarti energia. Sono disponibili 5 bracciali da Stigiselli. Poi abbiamo libri mirabolanti. Gesù Cristo in astronave. Sembra una bestemmia. Corsi fondamentali. Vuoi imparare a disegnare i codici angelici? Chiamami in privato, ne stiamo già organizzando un altro a breve. Non perdere l'opportunità di farti un mega regalo di Natale. Chiama subito. Gente che si propone per attività paranormali varie. Tipo quelli che parlano con gli angeli, quelli che fanno le robe coi pendoli. Ciao a tutti, metto a disposizione il mio pendolo. Domanda secca, via, fino al mio stop. Scrivetemi in privato. Anch'io metto a disposizione il mio pendolo per tutte le signorine. E dopo il momento Massimo Boldi, il momento Christian De Sica, ovviamente. Insomma, io ho sdrammatizzato anche oggi, però anche qui abbiamo invasati innocenti, se vogliamo, e gente che sfrutta queste poveri menti ingenue. Che poi è proprio brutto perché lo sanno anche loro, cioè sanno che c'è gente che ha perso un parente, sanno che c'è gente che sta male e loro sono lì che se ne approfittano. Ma ti dicono anche, cioè guarda, gli effetti collaterali della consapevolezza. La cerchia dei vostri amici si restringerà. Cioè, questi fanno proprio a creare un ristretto gruppo di persone che poi diventano i reietti della società perché si emarginano sempre di più. È tutto un grande circolo vizioso questo dei complottisti, non è che nasce così. Una volta che... è come una sabbia mobile, una volta che ci entri non riesci per uscire. Vabbè, puntata confusionaria, finale triste, malinconico. Direi che per oggi basta, avrò fatto una puntata da 40 minuti, non so quante robe dovrò tagliare. Spero vi sia piaciuta anche la puntata di oggi, anche se è veramente confusionaria, ma tanto teorica, tanto voli pindarici, difficile mettere a terra i concetti quando si è in questi gruppi qua. Vi do appuntamento al prossimo video, iscrivetevi, lasciate un mi piace, condividete, solite robe, ci vediamo alla prossima. Ciao!